So, it seems that we are going tonight to praise Shri Prasad Maharaj. Quindi, we are going what? We are going to praise. Ah, ok. Quindi sembra che quindi siamo qui per tessere le lodi di Shri Prasad Maharaj. So I will also be part of that. Quindi anch'io mi cimenterò in questo. I will tell two stories. Dirò un paio di storie. Two facts. Di due fatti, due avvenimenti. Of tremendous importance. Sono due avvenimenti di importanza tremenda, molto intensa. So, 3 years ago I came to India with 65 Christian people. Quindi qualche anno fa io sono andato in India con 65 persone. Shri Prasad Maharaj take them all to his ashram. Shri Prasad Maharaj li ha portati tutti nell'ashram. Showing them love and affection. E quindi Shri Prasad Maharaj li ha accolti con amore ed affetto. Treating them like dear sisters and brothers. E il trattamento che ha avuto per queste persone è stato di carissimi fratelli e sorelle. Not considering any differences in faith, color or whatsoever. Non prendendo in alcuna considerazione le differenze di colore della pelle, di fede, di nazionalità, eccetera, eccetera. To such a degree that they became very enthusiastic about India, Indian culture and religion. E per questo motivo loro sono diventati estremamente entusiasti dell'India, della cultura dell'India e della spiritualità indiana. That means that love has no borders. Significa, il significato di tutto ciò è che l'amore non ha confini. They wanted to make their mass. Loro vollero anche in India, a Vrindavana, vollero anche celebrare la messa. Generally the rule is you are not allowed to do any mass in a Christian, any un-Christian offering in a Christian temple. Generalmente la tradizione è che non si celebra la messa in un posto che non sia ufficialmente cristiano. They shouldn't allow it. Non sarebbero stati autorizzati. It happens only when the Pope gathers the other patriarchs of the different Christian churches. Questa cosa succede solo quando il Papa riunisce insieme i vari patriarchi delle chiese cristiane. And even Rabin of Jerusalem. E per esempio questa cosa succede a Gerusalemme. For praying. Questa cosa succede appunto in momenti speciali per fare delle preghiere comunitarie. To my knowledge, it happened only 2 times. Praticamente, per la conoscenza di Maharaj, questa cosa è successa nella storia solamente 2 volte. Quite recently. Molto recentemente. So, quindi, my Christian friends, they were very insecure what will happen if they stay in Maharaja's ashram. Quel sacerdote cristiano che era nel gruppo del quale ha parlato Maharaj, si sono chiesti cosa potrebbe essere se noi celebriamo la messa nell'ashram di Sadhu Maharaj. Where they will celebrate the mass? Dove celebreremo la messa? So they came to me and asked, Maharaj, what shall we do now? Sono venuti da me e mi hanno chiesto, Sridhar Maharaj, cosa facciamo adesso? It's time for mass. Questo sarebbe il momento di dire la messa. I knew the answer. E io, e Maharaj dice, conosco la risposta. But I told them, go and ask the Maharaj. E però gli ho detto, andate a chiedere a Shri Prasad Maharaj. But they said, no, you better go, you know him better. E loro, no, facci te che insomma lo conosci meglio. So I took somebody with me and we approached
si è passato malazzo. Quindi ho preso qualcuno con me e abbiamo contattato, insomma, abbiamo parlato con Sadhu Maharaj. And the priest humbly asked, Maharaj, is it possible to celebrate the Holy Mass in your ashram? E allora il sacerdote, un po' timido, un po' timoroso, è possibile celebrare la Maharaj, è possibile celebrare la messa nel tuo ashram? Maharaj said, of course. E Maharaj, naturalmente. Cioè, not only that. Non solo quello. But I have one request. Ma io ho una richiesta per voi. And then he went away. E se ne andò. And bring with him. And bring with him. E portò con sé. A picture of Mother Mary with the Jesus. E portò con sé. Quindi Maharaj se ne andò e da qualche parte la prese e poi la portò con sé. Un'immagine di Gesù e la Madonna. And asked the priest humbly, can I put it on your mass table? Under the mass celebration. E chiese umilmente, Maharaj chiese umilmente al sacerdote, lo posso mettere sull'altare della vostra messa? There were two priests. E quindi c'erano due sacerdoti. My old friend, whom I know for 40 years. E uno di questi era un amico di Maharaj che lui conosceva, di Sridhar Maharaj che lui conosceva da 40 anni. And the young one, completely unexperienced. Questo aveva un'esperienza cosmopolita, internazionale. So, quindi, when Maharaj approached with this picture, quindi quando arrivò Maharaj che si avvicinò con questo quadro della Madonna con bambino, something mysterious happened. Come successe qualcosa di misterioso. After the mass, dopo la messa, my old friend, Father Andrew, il mio vecchio amico, questo padre del quale abbiamo parlato, approached me, mi si avvicinò e mi disse. And he said. E disse. Maharaj. I found now what spirituality is all about. Adesso ho capito cos'è la spiritualità. I don't want to leave Vrindavan. Io non voglio più lasciare Vrindavan. He told me, let us play with a thought. Giochiamo con... with an idea. Let us play with an idea. Fantastichiamo su questa idea. I will write to my Christian brothers. Io scrivo ai miei fratelli cristiani. And I will tell them in the letter that I am not going back. E gli dico, ragazzi, io non ritorno a casa. But I told him, yes, just do that. What's the problem? You are anyway about to leave the body. E non ho capito. Can you repeat? So I told him, let's write that letter. E allora Maharaj gli ha suggerito, ok, scriviamo sta lettera. Anyway, we are about to leave the body, so. Quindi noi stiamo per andarcene. Ah, stiamo per morire. Tanto tutti dobbiamo morire prima o poi. Of course, it was a joke. You would never done this. Ovviamente è uno scherzo, non avrei mai fatto una cosa del genere. But he told me I changed completely my view on the spirituality. E però era ovviamente era tutto un discorso scherzoso, però questo sacerdote ha detto io ho cambiato totalmente la mia visione della spiritualità. Very very it meter. Molto grande. Ah, e questo sacerdote era uno insomma che mangiava la carne. Every day he asked Maharaj, what I should do? I cannot stand anymore any longer. Maharaj, cosa posso fare? Perché io sta cosa non mi va più. No, because of Maharaj, I will do that. E allora lui disse, ok, lo farò. I said, there's no problem because you cannot buy no meat in Vrindavan. Dice, comunque non c'è problema perché qui in Vrindavana, nella città santa dell'India, non puoi comprare carne. Point is, he didn't want to disturb. Però c'è una cosa che disturba. Because he started, the flow of love started between him and Sadhu Maharaj. Perché è cominciato a nascere, perché è cominciato a uscire fuori una corrente d'amore fra questo sacerdote e Sadhu Maharaj. My Christian friends, quindi quando è venuto il momento che si sono separati? Asking every time,
E allora questo sacerdote chiede a Sridhar Bharaj sempre di, a proposito when di Sridhar Bharaj, sta bene? Quando viene? They want to see him. Io vorremmo vederlo. And of course, last year when Sridhar Bharaj came to Poland, so they came also and gave the. E allora l'anno passato quando per la prima volta Sridhar Bharaj è venuto in Polonia. Love and affection. Si sono rincontrati e è nato di nuovo questo ambiente di amore e affetto che era nato a Vrindavan. So Maharaj is breaking the walls. Quindi Maharaj rompe i mondi. I muri. Those walls are artificial. Questi mondi sono muri. Questi muri. Mamma mia, questi muri sono artificiali. But in a way they are also real. Però da un certo punto di vista sono anche mondi reali. Because they make it impossible for us to share loving affection. Perché ci rendono impossibile scambiarci amore ed affetto. This is one example. Per esempio un esempio. The other example is. L'altro esempio è. I lived last 30 years in Sweden. Maharaj dice di se stesso, io ho vissuto gli ultimi 7 anni in Svezia. Half of the time in a big city. In metà del tempo in una grande città. Where I had some neighbors. Dove avevo alcuni vicini di casa. Whom I never learned to know. Io non ho mai imparato. Because they don't let you in. Mi ripeto un po' più da lontano, è stato per 7 anni in Svezia ma non hai mai fatto conoscenza dei suoi vicini perché loro non ti fanno entrare in casa. So you live very near, but you never came in touch with those people. Quindi c'è questo fenomeno di vivere molto vicini ma di non entrare mai in contatto. You don't know their names. Non conosci i loro nomi. You don't know what they do. Non conosci cosa fanno. You don't know who they are. Non conosci chi sono. You don't know what they want. Non conosci cosa vogliono. With Sripad Sadhu Maharaj. Però con Sripad Sadhu Maharaj. The situation is completely different. La situazione, come abbiamo sentito nel racconto della vicenda di prima, è completamente differente. He let you into his immediate family. Praticamente la caratteristica di Sridhar Bharaj è che immediatamente diventi uno di famiglia. At that point I mean blood family. Al punto che sembra che tu abbia un legame di sangue. All of us who went to India, tutti coloro che vanno in India could experience this. Possono fare esperienza di tutto ciò. You are eating from the very first time. For the first meeting, you are eating with his family members. Ecco, se uno va al centro, al tempio di Sridhar Bharaj, immediatamente gli capita va a pranzo con la famiglia. Some of us are invited to live in the private quarters of the ashram. Non è nemmeno difficile essere invitati nella casa privata della sua famiglia. Without not so ever consideration. E non c'è nessun altro tipo di discriminazione. Nessun tipo di discriminazione. You became part of his family. Immediatamente diventi parte della sua famiglia. In no time. Immediatamente. It makes you feel very good. E questa cosa ti fa sentire piuttosto bene. It makes you feel loved. Ti fa sentire amato. And to be loved. E amato. It's all what we need. E l'amore è tutto quello che ci serve. We need happiness. Noi abbisogniamo di felicità. Abbiamo bisogno di felicità. And we know that the highest form of happiness. E sappiamo che la più elevata forma di felicità. For us. Per noi. As a person. Come persone. Is to. To get this feeling that you are needed and that you are loved. E la più alta forma di felicità è nutrire il sentimento
oddio, di essere necessario per gli altri e di essere amato. You will get all of this in Mungir Raj Mandir. Quindi nel Mungir Raj Mandir, che è il centro del tempio dove agisce Sadhu Maharaj, tu puoi sentire tutto questo. Your stone heart starts melting. Il tuo cuore di pietra comincia a sciogliersi. And you go deep into the bhajan. E entri profondamente nel bhajan, ovvero nella preghiera, nella meditazione. Now you start to understand what spirituality is all about. E allora uno comincia veramente a capire cos'è veramente la spiritualità. For those who yet have no opportunity, per le persone che ancora non hanno l'opportunità to experience this, di fare esperienza di ciò, I recommend to go to the Mungir Raj Mandir. A questi io raccomando di andare al Mungir Raj Mandir, che è il centro di Sadhu Maharaj, to get this experience, per fare questa meravigliosa esperienza. Those who cannot do that because of different reasons, quelli che per varie ragioni non possono farlo, should take the possibility which is given right now, here and today. Possono approfittare della possibilità che proprio adesso, proprio oggi, viene loro data. And you will see, e vedrete, your chant, your heart and your mind will start melting and changing. E vedrete i cambiamenti del vostro cuore, e vedrete che il vostro cuore e la vostra mente cominceranno a sciogliersi nell'amore. Because talking about spirituality, perché parlare di spiritualità without changing of heart and mind, perché se uno parla di spiritualità e non cambia la mente e il cuore, is hypocrisy. È ipocrisia. We should remember this. Ricordiamolo. So, thank you very much. Thank you, Sipat Maharaj. Quindi grazie a voi tutti, grazie a Maharaj.